Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Più ufficiale di così non si può. A partire dal prossimo settembre gli spettatori di Canale 5 dovranno farsi coraggio e abituarsi ad un nuovo Pomeriggio 5 senza Barbara D'Urso, Rigore e Cronaca con Mirta Merlino. Addio al gossip e, come dicono molti, al trash. Via ai corteggiamenti, ma qualcuno non la vuole. C'è chi non ci pensa proprio ad inserire Barbara D'Urso nei propri palinsesti, nonostante, piaccia o meno, si stia comunque parlando di una grande professionista dotata di un'esperienza decennale nell'ambiente della televisione. Mentre pare che domenica in la voglia per la puntata d'apertura, qualcun altro la rifiuta. Barbara D'Urso, arriva un secco no per il dopo Mediaset. Nessuno vorrebbe trovarsi nei panni dell'ormai ex regina di Cologno Monzese, che ha raccontato in una intervista a Fiume rilasciata alla Repubblica di essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi senza alcun anticipo né una spiegazione. Pensare che Barbara D'Urso pare avesse già registrato la sigla della futura edizione che invece non vedrà mai luce. Mara Venierla vorrebbe ospite a Rai 1, ma Mediaset approverà? Mentre l'indiscrezione appena citata è in attesa di conferme come smentite, stando al mondo del gossip Carmelita potrebbe essere corteggiata anche da qualcun altro oltre alla televisione di Stato. Secondo le ultime voci di corridoio la 66enne potrebbe essere stata raggiunta dalla 7. Peccato che la news sia stata già etichettata come fake dal direttore Urbano Cairo, eccellente professionista, ma non abbiamo avuto contatti. Per oggi la sorte di Barbarella resta così nel mistero, ma lei ha promesso che non finisce qui. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.